I got out of bed today, swear to God, didn't see my face. I got out of bed today, staring at a ghost. Luca, ora vediamo il pareggio di un cavallo. Abbiamo una cavalla che ha dei piedi, diciamo, che necessitano il pareggio. Sì, il pareggio, cominciamo col dire perché il pareggio. Il piede, il cavallo in natura riesce da solo a mantenere il suo piede. Ora, vivendo con noi, per quello che abbiamo anche detto prima, in precedenza, qualche volta i cavalli non riescono a sviluppare il loro piede in maniera compiuta, cioè non riescono a fare il piede effettivamente naturale che avrebbero avuto se fossero vissuti selvaggi. E allora c'è bisogno di aiutare in qualche modo la natura che noi abbiamo denaturato nell'ovvio compromesso che ci può essere dovuto al fatto che vivono con noi. Allora qui vediamo una cavalla, appunto, che necessita di un pareggio, ha dei piedi che si sono un po' storti, un po' sbicchettati, e quindi necessita di essere un po' rimessa nella giusta posizione. Oh, è importante dire che il pareggio naturale non è assolutamente simile al pareggio del maniscalco. Sono cose diverse, operazioni diverse e finalità diverse, e quindi noi cerchiamo di fare in modo di seguire il piede naturale di questo specifico cavallo, non di un cavallo in generale, affinché possa sviluppare il suo autentico piede naturale. Per fare questo, ovviamente, ci sono delle tecniche di pareggio. Vedete che qui Gigi sta intanto pulendo il piede, che è una delle cose fondamentali come primo passaggio. Vedete, questi piedi, insomma, sono un pochino storti, hanno perso un pochettino la loro piena naturalità. In caso ci sia una ottima gestione del cavallo, può essere tranquillamente alla portata del proprietario, ma nel momento in cui la gestione invece trovi qualche compromesso in più, ci possono essere delle, e avviene questo praticamente sempre, ci possono essere delle deformità e delle cose come questa che sta affrontando Gigi in questo momento. Non è affatto una deformità banale. Il piede di un cavallo che lavora scalzo è piede naturalizzato, è un piede concavo, con un tallone piuttosto basso, più che basso direi schiacciato, con una muraglia molto forte e consistente e arrotondata per evitare che si spacchi. Hanno delle caratteristiche notevolmente diverse, ed è quello che impressionò Jackson nel momento in cui si trovò di fronte appunto ai Mustang appena catturati, cioè vide un piede notevolmente diverso da quello che siamo abituati a vedere in cavalli gestiti in modo tradizionale e che portano i ferri. Invece vediamo qui un piede che, riportato da Gigi con sapienti manovre di pareggio, ha ad avere la sua forma naturale e ad essere in grado di fare qualsiasi prestazione su qualsiasi tipo di terreno, qualsiasi tipo di attività. Naturalmente questo piede è figlio di una gestione, occorre sempre ricordare questo fatto, che una gestione molto naturalizzata come quella che viene posta in essere in questo centro è quello che rende questo piede di questa forma. Poi noi ci mettiamo del nostro nel mantenere una forma naturale attraverso il pareggio. Need a home. Oh, have you seen my ghost? Seen my ghost? Seen my ghost? Oh, have you seen my ghost? Yeah, have you found? Uno degli aspetti importanti della filosofia barefoot è l'uso delle scarpette. Naturalmente vanno inquadrate nella giusta luce, che è quella di nel momento in cui il cavallo non abbia un piede, perché non ha condizioni di gestione ideali che gli permettano di sviluppare il suo piede naturale, può diventare utile o necessario in certi casi, in relazione alla prestazione che viene richiesta, fare l'utilizzo delle scarpette. Qui vediamo un esempio di scarpette, ne esistono tanti modelli,
Questo è un modello molto nuovo, piuttosto particolare, ne esistono che non ha più chiusure ed è l'elasticità della scarpa che lo tiene fisso intorno al piede. Ci sono altri modelli che invece usano delle chiusure che permettono un'adattabilità maggiore. Questa è una scarpa che vuole una precisione abbastanza fissa al piede del cavallo. Dalla cascina Sole Verde ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario. A più tardi.